Qui termina questo libro. Esso è nato dall'ira, come una brace, come i territori di boschi incendiati. E io desidero che continui come un albero rosso a propagare il suo limpido incendio. Eppure non solo ira nei suoi rami trovasti. Le sue radici, dolore non soltanto cercarono, ma forza. E forza io sono di pietra pensosa. Allegria di mani insieme allacciate. Infine sono libero entro gli esseri. E tra gli esseri come l'aria vivo. E dalla solitudine assediata esco verso il folto delle battaglie. Libero che nella mia e la tua mano a conquistare gioie indomabili. Comune libro d'uomo, pane aperto è questa geografia del mio canto. E una comunità di contadini una volta raccoglierà il suo fuoco e seminerà le fiamme e le foglie ancora nella nave dalla terra. E ancora nascerà questa parola, forse in altro tempo, senza dolori, senza le impure fibre che appesero nere vegetazioni sul mio canto. E di nuovo arderà nell'alto spazio il mio cuore stellato e incandescente. Così finisce questo libro e qui lascio il mio canto generale, scritto nella persecuzione, sotto le ali clandestine della patria cantando. Oggi
5 febbraio in quest'anno 1949, qui in Cile, a Godomar de Cena, alcuni mesi prima di compiere i 45 anni di mia età. Pablo Neruda. Per essere venuti, grazie. È un sogno, è un'utopia antica, ma dobbiamo continuare a fare quello che umanamente è possibile fare, anche con questi tubi, con queste cose. È un momento drammatico, ferocemente sofferto di tutta l'umanità. Piccoli gesti, chissà, possono alimentare l'utopia. Roberto Ottaviano, ai sax. Vincenzo Mazzone, alla batteria. Pasquale Gadaleta, contrabbasso. Livio Minafra, pianoforte. Sandro Satta, sax.
avete a... Pino Minafra. Gli autori di stasera, ahimè, sono tutti nelle grandi praterie. Sto parlando di Monghesi Fesa, di Dudu Puguana, Luis Moholo, che è ancora con lui, per fortuna, Harry Miller. Questi poverini scapparono negli anni 70 dal Sudafrica perché c'era la dittatura feroce e portarono questo grido, grido di bellezza, di amore, di speranza, che secondo me il jazz è questo, amore, grido di bellezza. Non è plastica, maledizione, è grido, è grido. E questi hanno contagiato, diciamo, un continente. Queste musiche che abbiamo tentato di riproporre, spero di che siamo riusciti ad entrare un po' nel loro spirito, sono state commentate in maniera magistrale da Rocco Capri Chiumarulo. Le liriche di Rocco Scotellaro, Vittorino Curci, Tabucchi e soprattutto il grande Pablo Neruda col suo Canto Generale, che ha dato il nome, diciamo, a questa linfa, a questa cellula di resistenza militante in questa utopia. Ancora grazie.